Era Napoli milionaria e abbiamo ospite il protagonista maschile, Massimiliano Gallo, alla volta buona. Ciao Massimiliano! Natalizia! Ma ben ritrovato! Che mi hai portato? Un regalino. Mi metto qua? Ah, finalmente qua. Qualcuno che mi porta un regalo. Vabbè, Natale, Spero Natale. Si mangi, perché... Sì, no, mi sa di no. Si mangia, si mangia. Poi potrebbe essere un pacchettino... Dai. Bello però. Dai. Favole e pensieri per grandi mai cresciuti. Sì. La sottoscritta? Sì, sì. La sottoscritta pure io, perché io sono il primo. Ecco, te lo sei scritto per te? Sì. No, l'ho scritto perché mi rifiuto... Anche la dedica, ragazzi, guardate, siete invidiosi di me. Grazie, sì, grazie, grazie. Senti, ma questa sera? Questa sera Napoli milionaria e quindi siamo tutti in attesa, trepidante, e un po' di paura, un po' di tensione. Però... Ma per gli ascolti? Per tutto, per tutto, per come va. Ormai quello che hai fatto è fatto, sì, quello non porto. No, va bene, però è talmente un'opera talmente incredibile, talmente gigantesca, capisci che questo drammaturgo ha scritto immediatamente dopo la guerra qualcosa di straordinario che racconta come l'animo umano cambia dopo un evento così tragico, e facendolo chiaramente col suo occhio, con la sua poesia, con la sua anche col suo modo di vedere le cose in maniera distaccata, no? Quando mischia commedia e tragedia continuamente. Quindi, insomma, speriamo di aver fatto un buon lavoro. Non è da solo, eh? No, non sono da solo. Ormai è coppia fissa, non so cosa dice Shalana, ma è coppia fissa ormai con la Scalera. No, sì, c'è una Vanessa straordinaria, Scalera come al solito, straordinaria, e c'è la regia di Luca Miniero che ha fatto un lavoro incredibile per raccontare cinematograficamente, chiaramente è una trasposizione cinematografica, certo. Quindi raccontare cinematograficamente quest'opera. Abbiamo un pezzettino questa sera, 21:25, Massimiliano Gallo all'azione, intanto vediamo un pezzetto. E che ricca? Mostra la crianza. E maccheroni mi ero stanno. E io che ne saccio? Papà, ve l'avessimo mangiato voi? Ah? Ve li siete mangiati voi? Ma questi non erano i miei, questi. Ma i vostri non ve li siete mangiati ieri sera? E mo non mi ricordo. Non vi ricordo, ma avete mangiato di notte? Vai state a posto? Oh, è stato un monacino! Ehi, io stavo cercando di capire da dove veniva la puzza di formaggio. Ho trovato questo piatto di maccheroni che mi ha chiesto di essere mangiato e mo sono mangiato. Potevo mai sapere che erano i tuoi. Quello sono uguali ai miei. Tale quale mi? Io quando è per te, scasso tutto cosa! Ma che scasso tutto cosa? Sì, veramente non mi ricordo. E voi non vi ricordate? E io rimango digiuno! Ma i maccheroni tuoi erano d'andillo però! Ma che tanti! Ma che tanti d'andillo erano piatto tanto! Che non ha lucca! A prima mattina, ma... Ah... Ma voi me lo lascio che è meglio! Mattina, va che è meglio! Va a fatica! Vai a fatica che è meglio! Massimiliano, ma questa sera lo vedi con Shalana, col suo pancione? No, stasera lo vedo da solo qua a Roma perché sto girando Malinconico, la seconda serie di Malinconico, e quindi eccola. Amore, guardalo! Come sta andando? È maschio o femmina? L'abbiamo detto l'altra volta? No, non lo diciamo per una scaramanzia. Sono napoletano, non so se ti ricordi. Eh sì, mi ricordo. Per scaramanzia, ma voi lo sapete? Sì, noi lo sappiamo. Ah, vabbè. Noi lo sappiamo. Vedo molto contento. Primo figlio, maschio, femmina? No, io ho già una femmina già una di 21 femmina. Anni. Di è grande, 21 anni, quindi grande. Adesso diventi papà da vecchio praticamente, da vecchio, fatelo sì. dire. Grazie, prego, grazie. Prego, Massimiliano Gallo. Ma scusate, quest'uomo non può avere tutto, bravissimo a teatro, al cinema, in televisione, e fa anche un sacco di cose di bene, perché è anche un grande impegno nel sociale. Massimiliano, cerco di che sei un po' vecchietto, almeno sì, così, sì, sennò diventi antipatico. Sono un po' vecchietto. Dico questo perché c'è un video messaggio per te. Ah, lì. Voi fate sempre le trappole, le cose. Prego, prego. Voglio che tu senta il calore e l'affetto di un vigoroso abbraccio e soprattutto la gratitudine
da parte mia dell'intero consiglio della Fondazione Anna Mattioli. Anna, come sai, ti amava molto come attore, oggi come noi sarebbe orgogliosa di averti come testimonial della fondazione che ne porta il nome e di aiutarci a sostenere i nostri progetti di cura dei bambini fragili. Chi sei? Mi dici questa cosa, Presidente della Fondazione che Anna bello. Mattioli? No, Presidente, io, il Presidente non il che Presidente. Ti ha mandato no, questo video. No, sì, ci ho messo la faccia perché è una fondazione che fa un lavoro straordinario, quindi stanno costruendo una casa d'accoglienza. Per, dove? A Parma, quindi ci sono queste donne che vengono aiutate, queste famiglie, insomma cerchiamo di dare il nostro aiuto per quello che possiamo, quindi io ci ho messo la faccia e cerco di aiutare a raccogliere un po' di fondi per questa fondazione. Sì, ma tu arrivi da una famiglia importante, una famiglia artistica, e il tuo successo, la tua popolarità in realtà è arrivata insomma negli ultimi anni ancora in maniera prepotente. Quando si fa del bene in realtà lo si fa più per se stessi che per gli altri? Sì, secondo me sì, perché è come quando fai un regalo, no? Io sono più contento quando faccio il regalo. Sì, lo fai perché ti senti meglio, insomma, cerchi di... Io poi credo ancora in un mondo migliore, insomma, mi sono rifiutato di immaginare questo mondo così com'è. Anche perché noi siamo fortunati, avremo un Natale probabilmente sereno, felice, non per tutti sarà così. No, è molto complicata, ma soprattutto secondo me dovremmo capire di essere un po' più tolleranti, più gentili e secondo me non serve una rivoluzione, serve che ognuno di noi nel nostro piccolo, con un gesto, un qualcosa, può tranquillamente cambiare le cose, perché veramente siamo messi male. Siamo messi male? Sì. Molto peggio di prima? Siamo messi male, non c'è più tolleranza, siamo uno contro l'altro, ma soprattutto ci siamo abituati con i social a scrollare e quindi a vedere tragedie incredibili. Ti hanno abituato, ti hanno assuefatto, no? L'hanno fatto un po' apposta, quindi siamo abituati pure a vedere la morte dei bambini, che mi dà molto dolore. Grazie Massimiliano, ti seguiremo questa sera. Intanto buon Natale, perché c'è una grazie. Creatura in arrivo ed è sempre un dono di Dio. Grazie davvero. Grazie. Ciao Shalana, buon Natale anche a te. Grazie. Stasera Napoli milionaria.